in economia sono avvantaggiati da alcune condizioni dell'economia. Quando c'erano gli stati nazionali era più semplice tenere a freno l'economia. Oggi l'economia domina, domina la politica, domina la morale, domina tutto. E se l'economia domina tutto, i mafiosi sono trovati a loro agio. Perché non è vero che le mafie siano invincibili. In diversi momenti della storia lo Stato era in condizione di venirne a capo. Ci sono stati momenti in cui è stata debolissima la mafia. Rina racconta sempre che in un certo periodo non aveva i soldi per consentire alla madre di andarla a trovare in carcere. Quindi, grosso modo, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Durante il fascismo, si può dire quello che si vuole, le mafie hanno avuto un ridimensionamento. Poi sono riemerse. Ci sono stati diversi periodi storici in cui sembravano le mafie venire meno a loro ruolo. Anche la modernizzazione del sud sembrava metterli fuori gioco. Il problema non è la forza delle mafie, le condizioni che le mafie incontrano, che si trovano sempre nelle condizioni di dargli nuove opportunità. Oggi l'economia finanziaria, così come si è strutturata, dà delle opportunità ai mafiosi straordinarie. Perché gli permette dei soldi accumulati con il sangue di farli diventare soldi spendibili in qualsiasi modo. È una grandissima opportunità, ma c'è di più. Oggi in tutti gli stati, per ragioni varie, ma qualcuno sta cambiando, consente alla mafia una ricchezza che non ha mai avuto. La vostra 'ndrangheta, la mia camorra o la mafia, per un periodo storico erano benestanti, ma non sono stati mai milionari. Quello che ha consentito alle mafie di diventare, ai alcuni mafiosi milionari, a condizionare una parte dell'economia, è il traffico della droga. Ora, anche qui, mettiamo da parte considerazioni religiose, morali e quant'altro. Nel mondo abbiamo 250 milioni di consumatori occasionali di droga e abbiamo 25 milioni di consumatori dipendenti da droga. Il più grande mercato della droga è nello stato economicamente più ricco al mondo, cioè negli Stati Uniti. Se applichiamo in economia la legge della domanda e dell'offerta, l'offerta criminale esiste perché c'è una droga. Ma in tutte le altre forme economiche, se tu investi uno, massimo ne potrà venire 10. All'epoca della rendita fondiaria ti poteva venire di più. All'epoca della grande inflazione tu mettevi uno in banca e ne potevi ottenere 10. Ma oggi ditemi quale merce, se tu investi uno ne prendi 300. Qual è la merce al mondo? E che cosa rende una cosa di uno il valore 300? È il fatto che è vietato. E per cui uno la paga a qualsiasi prezzo. E non esiste più, come dire, il fatto che riforniamo su quel mercato più e a basso di prezzi. Non è vero. Noi abbiamo uno squilibrio totale della domanda, del rapporto tra domanda e offerta. L'umanità può consentire a dei criminali di arricchirsi su un vizio dell'umanità e a condizionare l'economia del mondo? Io penso che questo è un problema da porsi seriamente. Se non lo si fa, è perché in alcuni ambienti fanno comodo i soldi mafiosi, fanno comodo la circolazione, il liquido mafioso fa comodo. E fa comodo alla società del nord, che ha grandi necessità di liquidità, fa comodo ad altri. Quindi le mafie sono diventate, se per un periodo storico funzionali ad alcuni equilibri politici, in questo momento sono funzionali ad alcuni equilibri economici. È l'attuale condizione dell'economia che sta ridando legittimazione alle mafie che sembravano non avere legittimazione. E in economia la legittimazione la si ha unicamente se sei funzionale a luce pubblica, non per consenso o per dissenso. Questo non c'entra assolutamente. Quindi oggi le mafie sono importanti non perché c'è consenso popolare. Non dico che sia ridotto il consenso politico, ma in qualche modo si è dovuto misurare con la repressione. È l'economia che sta dando una vitalità alle mafie, gli sta dando una ricchezza che mai avuto nella storia. Calogero Vizzini, quando morì, aveva 300.000 lire in banca. A
aveva diverse proprietà e quando è morto Don Antonio Magrini non era miliardario. Oggi, nei primi 100 più ricchi al mondo, ci stanno 2-3 mafiosi, i cui nomi non vengono sempre detti. Escobar è diventato tra i più ricchi al mondo. Ma non perché c'è quella merce che rende, perché quella merce è vietata. Ma poniamo che io, Sales, volessi fare il traffico di droga, cioè persona non mafiosa, lo posso fare, certo. Dopo 2 minuti arriverà qualcuno e mi dirà: ma che stai facendo? Io posso andare dai poliziotti e dire: guarda, quello mi minaccia. Sui mercati illegali non si possono rispettare le leggi e non ci si può rivolgere alla magistratura se tu fai attività. Per cui i mercati illegali diventano monopolio dei mafiosi, non perché la merce è una merce particolarmente predisposta alla presenza mafiosa, ma è l'illegalità che rende i mafiosi indispensabili. I mafiosi sono monopolisti dei traffici illegali quando i traffici legali danno alti profitti. Sono monopolisti. Perché gli dobbiamo lasciare il traffico della droga? Per me resta un mistero.